Dere shishishishi a tutti ragazzi e bentrovati a un nuovo episodio di Final Fantasy XV, un altro bizzarro episodio di Final Fantasy XV, visto la piega che hanno preso gli eventi ultimamente. Dunque, dobbiamo salire ai piani superiori di questa struttura, nella capitale di Nilfheim, dove probabilmente troveremo il cristallo rubato dalla nostra città Insomnia e ora nelle mani dell'impero. Solo che siamo stati separati dai nostri compagni, la regalia è stata distrutta, noi abbiamo finalmente deciso di indossare l'anello dei re, quindi siamo in possesso di magie potentissime come Santa, Ade e Ultima, mi sembra, però non ne sono sicuro, non mi ricordo come si chiama la magia fortissima. E quindi siamo soli Can't you soletti simply taste the air of foreboding? e Ardyn, esatto, stavo per dirlo, e Ardyn sembra come pilotarci, sembra sapere tutto, la città è in mano ai demon, lui non si preoccupa assolutamente di nulla, abbiamo scoperto nello scorso video che è immortale e qua ci sono dei prompt di comando che ci dicono di nasconderci, anche se non so da cosa, proviamo a farlo, ma tutto molto strano ragazzi, è veramente tutto molto strano, io scusate, dovrei cercare di entusiasmarvi con il mio commentary, ma vi ripeto, essendo una blind run, sono anch'io molto sorpreso della piega che ha preso questo Final Fantasy. Da un po' di puntate a questa parte, eh? Nel bene e nel male. Oddio, ecco che roba è. Quest'area pattugliata da Magitek fuori controllo. Se ci scoprono dovrei affrontarli. Quello era Ardyn, tra l'altro. Vabbè, affrontiamoli, tanto siamo potentissimi. Ah no, procediti nascondendoti negli anditi. Non so cosa vuol dire anditi, davvero. Potrei evitare di farti scoprire e nello stesso tempo recuperare PM. Vabbè, ma se i nemici si accorgono della tua presenza non puoi azionare porte dispositive. Riduci lo stato di allerta eliminandoli tutti e allontanandoti. Ragazzi, è esattamente quello che vi dicevo, cioè. Cosa sta succedendo? Come la mia magia è una reale delusione? Cosa stai dicendo? Siamo fortissimi. Ok, ci sono i Magitek fuori controllo e possiamo nasconderci. Addirittura si parla di stato d'allarme, cioè davvero nemmeno Metal Gear. Dunque dovremmo andare di là, però proviamo a proseguire di qua. Semmai che troviamo qualche oggettucolo interessante. Ma non vedo perché dovremmo nasconderci se tanto riusciamo a distruggerli tranquillamente. Giunto di Mithril. Buono, buono così. Libro antico. Ok. Non so nemmeno a chi potremmo rivenderla questa roba, dato che non c'è nessuno. Fatemi un attimo anche vedere queste cose qua, comunque. Ok, chiaramente non possiamo utilizzare le armi. Ok. Banda di titanio, incrementa ulteriormente l'energia vitale. Bene, a sto punto mettiamoci queste cose qua, dato che non abbiamo più bisogno di usare le armi. Mi sembra di procedere di corsa, ma davvero non sono io che procedo di corsa, è proprio il gioco che. Ok. Ok, va bene. Tanto, mentre per quel che riguarda l'inventario, abbiamo preso del nuovo bottino, libro antico, classico della letteratura ormai dimenticato, può essere venduto a buon prezzo. Vabbè. Ci sono tutti oggetti da rivendere, non si sa a chi li potremmo rivendere. O succede qualcosa e si scopre che tutto questo era un sogno e ci risvegliamo a fianco a Luna Freya che dobbiamo ancora battere il Leviatano, perché l'idea è quella, ragazzi, l'idea è che proprio da quel preciso momento lì, da dopo i fatti del Leviatano di Altissia, il gioco abbia, cioè, sia cambiato. Oddio. Ragazzi, ma scherziamo? I Something jumpscare different about così? them. Something off. Qualcosa di diverso e di strano. Ragazzi, jumpscare così però. Andiamoci cauti. Qua di nuovo volendo si può salvare. Non abbiamo alcun motivo di farlo. Ok, un bivio. Dunque di là si va avanti, quindi chiaramente noi andremo di qua. Cos'è? There's some streaker running around here. Ah, la tessera di accesso. Non ho capito la battuta sui nudisti. Però vabbè.
Ok. Oddio. Spuntato, esatto. Ok. Merda. Madonna. Bene, io uso sempre la magia più potente perché non so se sui Magitek cade e funziona. Non essendo creature organiche. Poi proviamo. Comunque dopo proviamo come test a usare Ade su di loro, ma non credo, essendo robot, non avrebbe senso. Ok. Mio Dio, sta diventando inquietante. Sì, fila tutto liscio come l'olio. Sapete? Scusate. Sapete che sensazione ho? È un po' quella che si prova in Metal Gear Solid 2, non so chi ci ha giocato, quando dopo insomma che Raiden viene preso e si ritrova nudo a vagare nell'Arsenal Gear, ok? Che tutto è incomprensibile, riceviamo chiamate assurde dal colonnello via codec. Magari chi ci ha giocato sa a cosa mi riferisco. Anche questa situazione sembra di quel tipo, un po' assurda, che non si capisce, siamo separati dai nostri compagni. Hardin ci parla con frasi enigmatiche. Ho detto mal di gola, ragazzi. Maledetto inverno. Ok. Ok, queste due porte sono chiuse. Però magari c'è qualche oggetto ai loro piedi. Nope. Ok. Bene così. Questi si svegliano sicuro, ragazzi. Io sono già pronto a spaventarmi. No? Davvero no? Ok. Can't afford to get spun around. Sì. Altro che confondere. Ora sono confuso quanto te, Nocto. Davvero? Era pronto? Cavolo, mi sono girato perché da lontano mi sembrava un Magitek. Oddio, ma dai ragazzi, ma veramente? Ma che davvero? Ma che cazzo? Sì, comunque, sì, probabilmente un incubo. Oddio, questo si sveglia, ragazzi. Che ansia. Ma scherziamo. I jumpscare così, no, eh. Anche piuttosto tardi. Sto giocando al buio. È mezzanotte, c'ho le cuffie a palla. Non facciamo scherzi, eh. Merda. Ragazzi, davvero, comunque questa parte qua un po' criptica potrebbe essere o veramente il colpo di genio pazzesco, poi spiega tutto, è tutto un... non lo so, mi andrebbe bene anche fosse un incubo o qualcosa. Ho messa così, è... boh. Straniante, ecco, quantomeno straniante. Ok, andiamo avanti, non svegliatevi. Non svegliatevi, ve ne prego. And what have we here? Clearance level. Nice. Ah no, potevamo usarlo? Potesse essere stata aggiornata a livello di autorizzazione 2. Ragazzi, davvero Metal Gear adesso? Cioè, proprio citazione Metal Gear. Security clearance raised to level 2. Access to level 2 zones authorized. Comunque il fatto che ci siano tutte queste... questo si sveglia... no, eh? Ok, meno male. Ah no, aspetta. Proviamo Ade. Tanto io davvero non capisco che senso abbia nascondersi. Ah, ok. Per esempio il fatto che mi interrompe la magia. Non funziona, vero? Dovresti capire se non funziona. Credo che non funzioni. Allora, un attimo.
Per fortuna abbondiamo di gran pozioni. Potrebbe essere il momento di vedere un game over. Oddio. Allora usiamo quella potentissima, ragazzi. No, nemmeno, non riusciamo a usarla perché non abbiamo abbastanza punti magia. Ok, allora proviamo a fuggire. Ok, ci ha visto benissimo. Allora un attimo. Aspetta. Funziona o no? Non funziona, ok. Ade non funziona. Decisamente no. Allora, aspettiamo ancora un pochetto. Ok, intanto si è buggato. Va bene. Ah, erano due. Ne ha spuntato una. No, non sono affatto morti. Anzi, ne stanno arrivando. Che cavolo. Oddio, questo si è fatto esplodere. Sto per morire, ma non lo farò. Oddio. E lasciami stare. Dai, scappiamo, ragazzi. Non possiamo fare altrimenti. Questa porta non si può sbloccare. Bene, siamo fottuti. Morto? Però la musica continua a incalzare. Ok, recuperiamo vita. Cosa succede? Ragazzi, non so che dirvi. Forse c'è qualcun altro da far fuori o... sta crescendo il gioco. Ok, proviamo a uccidere anche lui allora. Forse dobbiamo ucciderli tutti. Il problema è che per farlo... Ma porca vacca. Ok, sì. Dovevamo uccidere anche lui. Va bene. Ok, ragazzi, scusate, errore mio. Ah, che credevo non ci stesse più braccando. Vabbè, non lo so. Molto strano, tutto ciò molto molto strano. Io comunque nel dubbio in questo letto mi ci fermo. Così almeno una salvata me la dà. Riposiamo al dormitorium mercenarium. Va bene. Ok. Salvataggio, meno male. Ok, proseguiamo. Dobbiamo raggiungere pronto. Eccolo. Sì, stavolta l'ho visto. Sì, ma non è assolutamente lui. Sicuramente non è lui. Maledizione. Vabbè. Ma allora vai di mega magia. Ciao bello. Poor Prompto must be feeling the heat right about now. Ok. Invalid key. Data retrieved. Security clearance level 2. Invalid key. Come? Data retrieved. Autorizzazione livello 2, non noi abbiamo la tessera di livello 2. Invalid key. Data retrieved. Security clearance level 2. Ok, evidentemente no. Lì c'è pronto.
No, ci servirà qualcosa che non abbiamo. È anche comparso il simbolo di una chiave vicino a lui. Ok. Complesso multivitaminico. Complesso energizzante, molto bene. Nucleo Magitek. Dobbiamo salvare Prompto, ragazzi, assolutamente. Ma io davvero dubito che sia Prompto. Ho troppa paura dell'inganno. Oddio. Ok, tu sei morto, grazie a Dio. Gran Elisir, perfetto. Ok, dobbiamo passare di qua. Ho paura di quello che potrebbe succedere, ragazzi, davvero. Nel frattempo... Che cavolo è? Get out of my way! Cosa vuoi tu? Sarà meglio. Ah, ok, possiamo passare. Però, prima, fammi vedere cosa c'è qua. Ok. Corpo Magic Attack distrutto. Perfetto, andiamo a salvare Prompto. Ragazzi, sicuro come l'oro non è lui? Soccorri. Adesso si gira. Esatto. Ma è ovvio, siamo sotto un'illusione. Certo. Aggiorna la tessera e sale ancora. Ma certo, è tutto un inganno. Ok, quindi forse è ora di... No, infatti è di livello 3. Ma prima ci diceva un accesso negato... Livello 2. Ah. Estesa a livello 3. Ok, forse è come per dire che. Ok, ok. Oh, you should have seen the look on your face. Ma guarda, io non ci ho creduto per un secondo. Sì, certo. That's one of my personal favorites. Ma guarda, sei pure scontato, Ardyn, perché. Io personalmente l'avevo capito subito. Sei proprio un cliché. Ok. Ah, ok, però probabilmente mi dicevano tessera, la tessera di livello 2, quindi non posso entrare in quelle di livello 3, questo intendevano. Are you certain it wasn't the real thing? Wouldn't want to make a mistake. Ma smettila di prendere per il culo, maledetto. È affascinante comunque tutto questo, eh. Cioè, tutta questa situazione, chi è che mi ha cercato di attaccare? Ok, per voi basta un semplice Ade. Out of my way. Ok. Sì, cioè, è intrigante come situazione, è molto particolare per un Final Fantasy, magari un puritano... Dovrà spegnere un attimino il cervello, però... Ale... Dai, sparisci, caro. Però, dopo che ci si abitua, dopo l'impatto iniziale, si capisce un attimo di essere in una sorta di illusione o comunque soggiogati al volere di Ardyn, diciamo che... Può anche essere interessante capire dove vuole andare a parare. In ogni modo di qua non si va.
Indica giro dobbiamo fare. Usiamo un attimo la mappa. Ah, ok, da quelle porte che prima erano chiuse. Avevo letto che Final Fantasy XV verso la fine sarebbe diventato un corridoio, ma non credevo che fosse così letterale il discorso corridoi. Questo si sveglia, no? Oh, it's just so unfair. Cosa, un'ingiustizia? Ma la vuoi piantare, maledetto? Cioè, sfotte, capito? Questo è questo il... Sfotte il maledetto. Ok, voi vi sveglierete. Sicuro. Beh, mi sono cagato addosso lo stesso. Lo sapevo, mi sono cagato addosso lo stesso. Madonna, mi si è fermato il cuore, ve lo giuro. Bello che l'ho detto. Perso un battito. Madonna mia, che ansia, basta. Oddio, che pesantezza. Cioè, comunque, veramente sembra che... cioè... convivano in questo gioco due titoli diversi, cioè un horror e un open world spensierato. Cioè, se paragonate questo pezzo alla prima parte di gioco, boh... È proprio difficile fare una serie su questo gioco, ragazzi. Cambia registro ogni 2x3. Pazzesco. Vabbè. Dai, saliamo ancora. Cioè, prima aggiorniamo la tessera. Attiviamo qua. Ok, no, dobbiamo salire direttamente. Fa tutto lui? Sì. Ok. Your heart's desire so close now. Soon it will be within your grasp. Siamo vicini al cristallo. I suggest you take the central elevator. Consiglio l'ascensore centrale. It will take you to your goal. Sì, però prima fammi Aren't prendere you helpful now? questi oggettini. Ma come fai a dirgli se rende gli oggetti utili? Dai, cioè. È chiaro che ci sta manipolando. Questo? Possiamo attivare? Aspettate allora, un attimo. Prima andiamo dove ci dice di andare, poi tanto sicuramente non sarà così semplice. Ah, ok, alimentazione disattivata, ok, infatti. No, per sicurezza, non vorrei precedere troppo il gioco. Anticiparlo troppo. Aggiorna la tessera e sale ancora. Ok. Ok, riattiviamo. È necessaria una tessera autorizzata. Gotta find a way to make it move. Maledizione. Qua c'è un altro oggettino. Ascensore laser, ok. Bene, qua non so se ho ancora esplorato. No, non credo. O dove abbiamo preso il primo oggetto? Sì, forse sì. Ok. Sì, dovremmo aver fatto tutto il perimetro. Tra l'altro non guardare giù perché... Ah, ammazzate. Bello alto, eh. Ok. Eccolo il demon. Cerca la tessera di attivazione dell'ascensore centrale. Sì, lo sapevamo già. Golgantur. Usiamo subito l'anello. Dovremmo distruggerlo tranquillamente. No? Non ce lo fa utilizzare? Sì, che ce lo fa utilizzare. Vai. A posto. Qua c'è qualche Metal Gear per rimanere in tema.
Ok. Ah, ne spucca un altro. Ok, stavolta dato che non so se abbiamo abbastanza mana, cerchiamo di evitarlo. Ok, da questa parte non si va, per cui qua è chiuso. Questo lo aggiriamo. Qua direi. Aspettate un attimo, però lì c'era un oggetto. Sì, solo che non possiamo raggiungerlo. Ok, dobbiamo fare il giro. Merda! Maledizione, questo non l'avevo nemmeno visto che era per terra. Va bene. Per fortuna il gigantone non si è accorto di nulla. Ok, di qua si va a prendere l'oggetto. I believe so. Ok. Dinamo. Vabbè. A parte che quanto è grossa questa struttura, cioè è veramente immensa. Che fine hanno fatto Gladio e Ignis? Tu non hai visto niente? Taha! Sciocchino. Fregato. Ok, in realtà la musica rimane. Tessera di attivazione, perfetto. Ah, tu ti fai esplodere, stavo per usare il potere, ma vabbè. Via! No, eh. Ok, dobbiamo tornare indietro. Già che me ne pentirò, ma se noi andassimo avanti di qua. In questa zona molto ampia. Mamma mia, che palle non poter correre come si deve, tra l'altro. No, ok, di qua si va avanti. Oddio. Oh, now they've found you. Va bene. Ok, va bene. Quindi dobbiamo andare dall'ascensore e qualcosa non funzionerà nemmeno lì, I suppose. If a king cannot protect himself, how is he to protect others? Senti Ardyn, è un po' rotto con i tuoi consigli di vita. Con le tue perle di saggezza. Ok. Attivazione parziale, se pareva. The higher you climb, pistone the further you fall. Ale. E quindi? L'area fortezza di Signautus. L'imponente bastione mobile dell'impero custodisce nella sua parte superiore il cristallo sottratto a Lucis, ma all'interno sembra ormai non scorgersi più alcuna presenza umana. Allora però quella zona lì non l'abbiamo esplorata bene, perché siamo precipitati. Ok, ci torniamo in qualche modo.
Imperiali morti. Oddio. La spada del re. Una protesi, eh? Ok, spada di Regis, finalmente. Finalmente, ragazzi, siamo rientrati in possesso dell'arma di nostro padre. Anche se ha ricevuto la rivelazione del tonante, Noctis è ancora troppo debole. Consegnare la spada di Regis sarebbe inutile, devi rendertene conto, le alleanze non hanno senso. Questa è una lettera che va scritto Ravus, probabilmente. E qua? Sei disposto ad aiutarti? Affidati al governo di accordo. Noi non ci sentiremo più. In fondo ora sono un imperiale. Se sei deciso a perseguire le alleanze, fallo con coraggio. Quando Noctis avrà davvero ottenuto il suo potere, solo allora sarà disposto a consegnargli la spada. Ok. Queste lettere molto probabilmente erano rivolte a Luna Freya. Uno scambio di lettere fra fratello e sorella. Sto per inviare dei miei uomini a prenderti. Devi assolutamente tornare a casa con Gentiana. Imperiali temono la tua alleanza con l'abissale, ti stanno cercando. Rest easy. Your work is done. Sei più o meno ora. Dire che hai fatto la tua parte mi sembra un parolone. Comunque. Ok, quindi probabilmente Ravus era alleato con gli imperiali, ma era una facciata perché in realtà sapeva che Luna Freya ci avrebbe aiutato, quindi tutto si è dimostrato disposto a collaborare. Ah, la spada. Stavo già partendo con la magia. Solo che probabilmente se non l'ha fatto era perché non ci riteneva degni di usare la spada di Re Regis. Va bene, allora usiamo la spada. Ok, bene. Bene, dai. Abbiamo spada del re e anello. Ottimo. Ok. Giunto Dimitril, ancora. Va bene, questi li distruggiamo tranquillamente a spadate. Ah, ce n'è ancora uno? Perfetto. Non ci danno punti esperienza comunque. Can't you simply taste the air of foreboding? Sì, l'hai già detto. Did you hear that? There's something out there. Va bene ragazzi, credo che siamo già tornati in questa zona. Ad ogni modo, io riposerei qua. Ci salutiamo qui e poi ci vediamo in un prossimo video. Dereshui!